Ben ritrovati con le interviste di BioBlu. Oggi abbiamo il piacere di ospitare una delle poche, pochissime giornaliste del mainstream non appiattite alla narrazione dominante ufficiale, che possiamo riassumere nella formula tachipirina e vigile attesa, il vaccino come unica soluzione. Ha scritto un libro d'inchiesta che documenta quanto è accaduto ormai dal marzo del 2020. Collegata con noi c'è Angela Camuso, giornalista e scrittrice, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Grazie per averci raggiunto, Angela. Il tuo libro si chiama La vita che ci state rubando, edito da Castelvecchi. Prima di raccontarci quali sono le scoperte che hai fatto nel corso della tua indagine, vorrei chiederti come sei riuscita a portare questi temi, che poi sono i temi delle cure, delle terapie domiciliari, all'interno del mainstream. Sappiamo che nel mainstream questi argomenti sono quasi un tabù. Sì, ecco. Ci sono riuscita facendo il mio lavoro d'inchiesta, cioè documentando quello che all'inizio mi veniva riferito dai medici. Io, mentre stavo scrivendo il libro, che inizia, insomma, la scrittura inizia fondamentalmente a marzo 2020 sotto forma di appunti e di riflessioni alla luce di quello che stava accadendo e che mi appariva assolutamente anomalo e inquietante, peraltro senza che io sapessi fino a che punto poi saremmo arrivati, ma la sensazione che ho avuto subito è che nel momento in cui noi abbiamo abdicato alle libertà democratiche, in nome di una narrazione che era assolutamente incoerente, lo è stata sin dall'inizio, abbiamo creato i presupposti poi per quello che sta succedendo ora, e chissà cos'altro dovrà accadere se questa deriva non si ferma. Quindi io, mentre stavo scrivendo questo libro, e quindi mentre io poi mano a mano mi accorgevo sempre di più alla luce dei dati ufficiali di quanto tutto ciò che veniva detto e veniva fatto in merito anche alle cosiddette misure restrittive di contenimento del contagio fosse privo di una logica, privo di reali motivazioni scientifiche, e fosse sempre di più evidentemente dettato da un arbitrio, io a un certo punto comincio ad avere questa notizia che la gente moriva di Covid sostanzialmente.